Siamo con Antonio Rinaldi, segretario dell'SD Monte Sant'Angelo Calcio, al termine della gara con l'Ischitella qui a Monte Sant'Angelo. La gara è terminata 0-0. Rinaldi, sicuramente due punti persi. Sì, questo è sicuro. Abbiamo perso due punti importantissimi, anche perché di occasioni gol ne abbiamo creati abbastanza, almeno 8-9 occasioni da gol, dove il loro portiere veramente ha fatto la differenza oggi, anche perché l'Ischitella ha superato pochissime volte il centrocampo, cioè si è arroccata dietro quasi cercando il pareggio come se fosse una vittoria. Domenica arriva il Rocchetta, che è seconda in classifica, aspettando i risultati di quest'oggi. Che gara ci aspetteremo? Innanzitutto spero in una gara corretta, anche perché c'è un rispetto tra le due società e tra le due squadre. Poi certo dopo le pause di Natale è un po' difficile prendere il discorso delle gare, in quanto c'è stato il mercato, quindi c'è qualche società che ha potuto rinforzare la rosa e altri come noi che ad esempio siamo rimasti sempre gli stessi. Si spera in una bella gara, al di là del risultato. Terminato il girone di andata, proprio quest'oggi, il Monte Sant'Angelo è ancora prima in classifica. Dove vuole arrivare? Dove vuole arrivare alla 15ª di andata è un po' presto dirlo. Sicuramente ci siamo prefissati dall'inizio del campionato raggiungere la zona playoff, zona che ci è sfuggita lo scorso anno per soli due punti. Quest'anno vorremmo almeno disputare i playoff, con la differenza che lo scorso anno, cioè la differenza rispetto allo scorso anno è che abbiamo fatto molti più gol rispetto allo scorso anno, che abbiamo fatto 55 gol in tutto il campionato. Oggi siamo a 44 gol solo il girone di andata e ne abbiamo subiti appena 11 sempre nel girone di andata. Lo scorso anno comunque nel totale avevamo raccolto 13 vittorie e oggi siamo a 10, in quanto manca ancora tutto il girone di ritorno. Certo, stare su in alto, primi in classifica, ci fa ben sperare, e quindi se dovesse capitare la promozione diretta, perché no? Rifiutarlo assolutamente. Buon campionato e in bocca al lupo. Grazie.